Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'allenamento di oggi. Spero che mi sentiate bene sia a livello di voce che a livello di musica sotto. Allora, oggi giovedì andiamo a fare un lavoro ad alta intensità. Vi mostro rapidamente l'allenamento che andremo a fare oggi. Qua iniziamo a scaldarci ed iniziamo subito pronti a via con il nostro super allenamento. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a fare un EMOM. Quindi andremo a lavorare per 2 minuti consecutivi per 6 volte, quindi il tempo che avanza dei 2 minuti più prima finite più pausa breve, quindi bisogna sempre tenersi un po' di margine e di scarto. Andiamo a fare un cane plank push up, uno squat jump più pulse, adesso vi faccio vedere come, e dei jumping jack. Cosa si fa? Si sceglie la propria fila di numeri di giri che si vogliono, dell'esercizio che si vogliono girare. Quindi possiamo iniziare con 5, 10, 20, 6, 12, 22, 7, 14, 28, 8, 16, 32. Il mio consiglio è quello di tenersi sempre all'inizio un attimo più bassi per calibrarsi, vedere come si arriva alla fine dei 2 minuti e poi decidere in caso di aumentare o no. Dopodiché invece andrò a fare 4 blocchi di esercizi da 30 secondi di lavoro e 10 secondi di recupero. Ogni blocco di esercizi comprende tutte le parti muscolari del corpo. Quindi direi che possiamo iniziare a scaldarci, ci scaldiamo un pochettino tutto quanto il corpo e poi attacchiamo con il nostro super allenamento di oggi. Allora, iniziamo con la nostra corsetta sul posto, come al solito. Cerchiamo di scaldare un po' tutto in modo tale da andare poi a lavorare bene. Iniziamo con uno slancio in avanti e toccate di caviglio piede con la mano opposta. Ok, ancora due. Ottimo, andiamo in apertura laterale, scaldiamo un po' anche tutta la parte delle articolazioni delle anche. Io mi imposto il mio orologio in alta intensità. Ancora uno e due. Adesso raccolgo la gamba al petto e scalcio in avanti, sempre con la corsetta in inframmezzo fra le due gambe. Ancora uno, due, ci fermiamo, andiamo al centro. Ci mettiamo con le gambe divaricate e andiamo in affondo laterale. Stiriamo tutta la parte interna degli adduttori. Ora uno, due, tre, quattro, cinque. Mi fermo da un lato, giro e vado su giù con il ginocchio. Scagliamo un attimino avanti la schiena, quindi mi fermo, vado a distendere il braccio e vado in torsione a portare il gomito e cerco di appoggiarlo verso terra. Ora tre, due e uno. Ritorno al centro e vado di nuovo in fondo laterale. Fermo su e vado in torsione, quindi porto la mano verso l'alto e poi ruoto e appoggio il gomito a terra se riesco. Ancora tre, due, uno, ritorno su. Andiamo a scaldare un pochettino anche bene la parte del bacino, quindi gambe distese, vado prima tutto da un lato e vado in rotazione. E tutto dall'altro. Ok,
passo, appena arrivo su, cambio giro, vado dall'altro lato. Ok, ancora una da un lato, una dall'altro, e direi che possiamo fermarci qua con la parte di riscaldamento, tanto andando con le mom ci scaldiamo bene. Allora, quindi, e mom, vi faccio vedere tre esercizi velocissimi, così ce li ricordiamo insieme. Cane, plank, push up, parto dalla posizione di cane, scendo giù, push up e ritorno su. Se non riesco a fare il push up, rimango in isometria, in plank, e torno su. E fatto questo, faccio questo esercizio, se no, con il push up posso farlo anche sulle ginocchia. Secondo esercizio, squat, jump, pulse. Quindi, vado verso l'alto, 1, 2, alto, 1, 2, vado verso l'alto. Quindi quando scendo su squat faccio due piccole pulsazioni. E poi i classicissimi jumping jack che ci fanno alzare più bene il cuore. Ottimo, direi che siamo tutti quanti pronti. Vi faccio rivedere i numeri da girare. Quindi possono essere 5, 10, 20, 6, 12, 22, 7, 14, 28, 8, 16, 32. Mi raccomando, partiamo sempre un attimino più bassi per poi in caso andare da aumentare. Sono 6 giri totali, 2 minuti a giro. Quindi si spinge forte oggi. Vado a mettere il timer e direi che possiamo partire senza problemi. Pronti? Cercate di controllare il tempo che vi rimane, in modo tale da avere almeno 50 secondi. Continuate, io ho dimenticato di levare la pausa. Ripartiamo e via. Mi raccomando, vi ricordo che siamo in allenamento cardio, quindi bisogna spingere, far salire
le pulsazioni. Lavoro intenso, ma super efficace. Per chi vedesse che con gli squat pulse fa fatica, può fare uno squat jump normale, se ci si impiega troppo tempo, mi raccomando. Jump. Sono accesa un po' di aria condizionata, se no con questo caldo e 10.
Dai, 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 che mancherà solo l'ultima fra un minuto. Poi una pausa, riprendiamo fiato e facciamo un altro blocco di lavoro. Vi anticipo già che per l'altro blocco di lavoro ci sarà bisogno dei pesetti. Se non li avete, potete anche usare due bottiglie dell'acqua, due libri o cose così. Ok, 20 secondi. L'ultima, eh? Intanto che voi finite, passano due minuti e preparo i due pesetti. Quando attraversa l'acqua bisogna stare attenti anche nel bere. 3 secondi, 2, 1, stop. Ok, secondo di pausa, bevete, respirate, riprendete il fiato. Io intanto cambio il timer. Scusate, stavo controllando un attimino la telecamera che fosse a posto, che mi dà un segnale strano. Allora, ok, facciamo, aspettiamo ancora qualche secondo, soprattutto per quelli che hanno finito nelle tempistiche totali, e vi dico intanto cosa andremo a fare. Allora, il primo esercizio di tutti e quattro i blocchi sarà sempre l'esercizio con il peso, così poi nei 10 secondi di pausa non dobbiamo andare a prenderli e rischiamo di poi perdere tempo. Quindi il primo esercizio sarà su uno squat con i pesi, chi non ha i pesi fa niente, quindi gambe belle larghe, piedi nella stessa in linea con le ginocchia, vado giù e salgo, ok? Secondo esercizio, forza laterale, squat, forza laterale, squat. Terzo esercizio, diamond push up, quindi chi riesce, soprattutto gli uomini, con le mani al triangolo e scendo giù,
Chi invece non riesce, fa i push-up normali o distesi o sulle ginocchia. Quarto esercizio, l'addominale. Quindi andiamo a fare i Russian, se voglio con peso oppure senza. Senza questo blocco da ripetere due volte gli altri blocchi, gli altri tre blocchi, anche se saranno da ripetere due volte. Quindi andiamo subito e iniziamo con i nostri 30 secondi di lavoro e 10 di riposo con gli squat jump. Squat, scusate. Per questo esercizio va bene anche un peso un pochettino più consistente rispetto ai pesetti che si utilizzano per i bracci, quindi se voglio lo poi ne posso usare due oppure usare un peso più pesante in generale. 5 secondi. Stop. Corsa laterale più squat. Quindi quando faccio corsa laterale, mi raccomando, sto già abbastanza basso. Quindi vado di lato, squat. Rimango a terra, se riesco con le gambe sollevate e vado di lato a toccare il pavimento. Dopo questo ci saranno un muro verde e un rosso di casa e poi ripetiamo. 10 secondi. Aspettiamo questo di pausa. E poi ripartiamo con i nostri sumo squat. Scusate, ok, pronti? Via con il sumo squat. Super esercizio per i quadricipiti e per l'intero coscia. Secondi.
push up, diamond o normali? Ultimo esercizio di questo blocco, poi cambiamo. Blocco. Stop. Allora, facciamo passare il verde e i prossimi esercizi saranno alzate laterali con i pesi, quindi questo, skate lunge, classico, o non saltato, oppure saltato, reverse plank, quindi saremo in isometria, in reverse plank e poi i sit-up completi, ok? Anch'esso per due volte. Quindi ci sarà ancora 10 secondi dopo questi 4 secondi, così ci prepariamo e ai prossimi 30 partiamo. Mi raccomando, le gambe leggermente piegate sempre, eh? Schema largo, se ho problemi di ginocchio lo faccio non saltato. Incrocio bene dietro, eh? Se riesco a gambe distese, se non riesco posso stare anche a tavolino. Contraggo bene i glutei, tengo su. 2, 1 e scendo. Sit-up completi. Invece di fare le alzate laterali andiamo sempre a lavorare sulle spalle, ma andiamo in alzate frontali, così lavoriamo il muscolo
da due punti di vista leggermente differenti. Andiamo ancora 10 secondi. Secondi. 5. E scendo. Sit up, ultimo di questo blocco. E poi cambiamo. Nel mentre vi spiego bicipiti con i pesi, ok? Quindi vado a fare un semplice curl, quindi dalla mano che è parallela alla gamba vado su. Secondo esercizio, burpees. Chi non riesce fa il mezzo burpees, quindi non fa il salto, uno, seconda scalata, rimane un massimo in cima e non fa il piegamento. Affondi posteriori poi, alternati. E ultimo crunch, ok? Questo giro è abbastanza tosto. E via. Scusate, continuate. Ogni tanto fa per i fatti suoi. Stop. Bodies.
alternato. Se voglio, chi vuole, può farlo con i pesi. Chi? Stop. Un verde di pausa. E poi riprendiamo con i bicipiti. Bevete anche un po' d'acqua che col caldo soprattutto si suda. Questa volta facciamo così, i bicipiti invece di fare a curl normale, quindi in girata, andiamo su a martello, ok? Quindi vado diretto su. Barbies per oggi. Fondi posteriori. E poi abbiamo finito questa serie. Ci manca l'ultima. Ottimo. Allora, ultimissima serie. Tricipiti con peso. Quindi questo lavoro qua con il peso. Secondo esercizio. Andiamo a fare uno skip
e quando lo dico io facciamo uno squat. Terzo esercizio, saluto al sole, quindi andiamo in isometria e si sta così. Quarto esercizio, addominale, andiamo in sforbiciata laterale, ok? 10 secondi si parte. Qua deve essere scatenata in due, non so se mi ci sta in mano, più che altro. No, mi scappa, ne tengo uno. Cerco di stare bello basso. Chi questo bambino? Sforbiciata. Se non ho problemi di cervicale, tengo spalle staccate da terra. Se invece ho problemi di cervicale, posso stare appoggiato, ok? Ultimo esercizio e poi l'ultima serie. Quindi ripetiamo per l'ultima volta questo. 10 secondi. E facciamo l'ultimo della giornata. Ora pochi secondi e si riparte con i tricipiti, con i pesi. Thank you.
Vai alto, le ginocchia devono arrivare all'ombelico. E stop. Saluto al sole. Abbiamo finito, mi raccomando, fatemi un po' di stretching e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi, buon allenamento, bravissimi tutti quanti. Ciao a tutti.